Buon pomeriggio, Replay, lunedì 26 settembre 2016, da parte di Franco Segreto i saluti più cordiali e vado a presentarvi gli ospiti di questa giornata. Veramente avremo degli argomenti interessanti, tratteremo per un attimo il Crotone che come tutti sanno questa sera affronterà l'Atalanta sul neutro, tra virgolette, di Pescara, l'Adriatico. Poi parleremo della Lega Pro, un ottimo contenitore. Parleremo di quelle che sono state le sconfitte di Vibonese e del Catanzaro, il pari del Cosenza contro la Reggina al Granillo, poi parleremo anche della Serie D, del Rende in particolare, un ospite che l'ha seguito anche per Gazzetta del Sud. Vado a presentarvi gli amici di questo pomeriggio, Antonio Alizzi di Cosenza Channel, grazie per aver accettato Buonasera. l'invito Antonio. Poi abbiamo Vittorio Scarpelli di Gazzetta del Sud, grazie Buonasera a voi. Vittorio per aver accettato l'invito. Il capitano del Cosenza Calcio, Cristian Caccetta. Buonasera Franco, buonasera a voi. Grazie, grazie. Poi abbiamo Marco Chiappetta che rappresenta il top sponsor del Cosenza Calcio che si è legato per questa stagione, anche speriamo per le stagioni future, che accompagnerà il main sponsor che come tutti sanno, insomma, i tifosi del Cosenza, main sponsor Ecologia oggi. Lui è anche direttore sportivo, tra le altre cose, della Morrone, se non vado errato. Buonasera, buonasera. Grazie, grazie per aver accettato Grazie per l'invito. l'invito. Antonio Alizzi, stasera questo Crotone che cerca la prima vittoria nel campionato di Serie A contro l'Atalanta, ferita per aver perso in casa nell'ultima, diciamo, gara. Sì, si affrontano due squadre che insomma non vivono un momento brillante. Il Crotone deve iniziare a fare punti perché comunque sia ne ha bisogno per la classifica, ma soprattutto per il morale. L'Atalanta aveva probabilmente ambizioni diverse in questo campionato, però sta facendo i conti con una realtà che è ben diversa perché insomma, come dire, ha mostrato diversi problemi in queste partite. Mi auguro per il Crotone che faccia almeno un punto perché comunque sia muove la classifica e magari poi riuscirà nelle prossime partite, quando ritornerà a giocare a Crotone, magari a ottenere qualche vittoria col supporto del pubblico. Quando tornerà a giocare a Crotone, si parla del 23 ottobre contro il Napoli. Tu che notizie hai come Gazzetta del Sud, Vittorio? Però è già la seconda volta che è slittato questo appuntamento. Io temo che magari anche questa data possa ulteriormente essere poi posticipata, ma al Anche di là se i di lavori procedono questo i lavori comunque procedono in maniera spedita, però spedita. e comunque non sono pochi, è una vera e propria rivoluzione quella che è toccata all'uscita. Ma al di là dello stadio, del pubblico, secondo me ciò che manca al Crotone è proprio la stazza al momento per poter competere in Serie A. Dovrà lavorare davvero sodo l'allenatore e oggi è un test decisivo. Non fare punti oggi, ma anche prendere un punticino contro una squadra come l'Atalanta che è obiettivamente in difficoltà, sarebbe sinonimo di una partenza falsa. E poi in Serie A non sempre da una falsa partenza si riesce a È ripartire. vero, verissimo. Cristian Caccetta, vedere questa squadra in fondo alla classifica, insomma, tu giochi in una squadra calabrese, dispiace. Beh, fa male, chiaro. Però alla base di tutto, anziché andare a guardare quello che manca o quello che c'è, chiaramente il Crotone deve cominciare a fare un po' di bottino pieno, diciamo, di cominciare a prendere 3 punti. Penso che è l'unica cosa che manca in questo momento, perché comunque la Serie A, così come parlavamo prima, non è la Serie B, quindi bisogna cercare di fare più punti possibili da subito, specialmente adesso con l'Atalanta, una squadra come dicevamo in difficoltà, potrebbe anche essere una delle rivali per la lotta alla retrocessione, quindi è come se fosse già uno È scontro vero. diretto. Sentiamo Marco, vuoi aggiungere qualcosa in questo primo giro? Sì, guarda, poi a volte nel calcio le cose cambiano velocemente, quindi finora tutti i giudizi sono stati negativi per quello che si è visto, per come sta andando, però tante volte i 3 punti poi ti possono cambiare di colpo e le cose possono andare meglio. Io quello che mi auguro più di tutto è che si torni a che si cominci a giocare a Crotone, perché questa Serie A tanto sognata da tutta la città, l'anno scorso addirittura tutta la regione li seguiva con grande entusiasmo. È arrivata, ma poi adesso non è mai arrivata Non è perché mai arrivato, bravo, che non si è mai non si è giocato mai qui giocato. in Calabria. Benissimo, allora Enzo Leonetti, e vogliamo andare a vedere quello che è successo ieri in Lega Pro, i risultati con la relativa classifica. Ecco qua è il tempo di importare gli occhialini perché poi Catania-Acragas 0-1, guarda caso questo Zanini che abbiamo avuto a Cosenza c'è il vizietto del gol, gioca praticamente da esterno
alto nel 4-3-3 dell'Akragas e sistematicamente ogni settimana va in gol. Bravo, bravo Zanini. Catanzaro, Messina-Catanzaro 1-0, poi vedremo gli highlights di questa partita. Diciamo che i giallorossi sono stati sfortunati, hanno creato un bel po' di occasioni così come la Vibonese, però purtroppo il risultato è stato diverso. Fidelis Sande a Melfi 1-0 nel derby pugliese, gol di Onesco. Foggia-Taranto 2-0, ce n'è voluto per scardinare questa difesa del Taranto, poi Angelo è riuscito a scardinarla e poi il raddoppio verso la fine appunto della gara. Fondi-Juve Stabia 2-2, un'altra partita strana, nel senso che era rocambolesca, il Fondi vinceva per 2-0, poi c'è stata una doppietta di Lisi di questa Juve Stabia ben messa in campo dal tecnico Fontana, molto organizzata, è arrivato il pareggio 2-2. Paganese, Monopoli 0-2, poi Regina Cosenza 0-0, vedremo gli highlights con il dibattito in studio. Siracusa 0, Lecce 2, continua questa cavalcata del Lecce, così come quella del Foggia e del Matera. Vibonese Casertana 0-1 con un gol di Carlini, se non vedo errato. E poi Francavilla 1, Matera 4. Vediamo la classifica subito, dopo 6 giornate di campionato, al comando ci sono le pugliesi, il Foggia con 16 punti, 18 chiedo scusa, Lecce 16, poi Matera 14, Juve Stabia 13, Catanzaro, Cosenza e Casertana 10, Monopoli 8, Taranto 8, Akragas 8, poi a 7 punti Fondi, Regina, Messina e Fidelis Sandi, a 4 punti il Francavilla, poi a 4 ancora la Vibonese che purtroppo ha rimediato la quarta sconfitta consecutiva, Catanzaro 3, Melfi 3, Siracusa 2, Catania a 0 punti, non meno uno, e a 0 punti il Catania, poi provvederanno a cambiare questa classifica. E diciamo che insomma l'unica, ci sono state due sconfitte ieri, ne parlavamo prima, e questo pari delle Cosenza a Reggio Calabria al Granillo su un terreno, insomma, che definirlo terreno forse è un eufemismo. Un campo di patate. Insomma, adesso lo vediamo. Vediamo questo pari delle Cosenza con questa qualche occasione per la Regina, e un'occasionissima col qui presente Caccetta proprio sui titoli di coda, su cross dalla sinistra del nuovo entrato Baclet. Vediamo un attimo chi vuole commentare, io posso dare la parola agli ospiti in studio, a Caccetta stesso che si fa da commentatore, oppure anche a Vittorio Scarpelli. Cosenza in maglia bianca con striscio orizzontale rosso-blu, completa Amaranto per i padroni di casa, qui c'è un colpo di testa del Cosenza che si perde alto alla sinistra del portiere della Regina, Regina in avanti che ha tenuto bene il pallino del gioco per gran parte della gara. Nel primo tempo il Cosenza è riuscito praticamente ad andare avanti, però non le solite ripartenze alle quali siamo abituati. Nella ripresa invece, forse perché, come ha detto lo stesso Roselli poi a fine partita in sala stampa, per le che c'erano molti giocatori che avevano disputato 3 gare in 8 giorni, poi per il terreno di gioco che, come diceva il collega Alizzi, ma lo vediamo tutti, insomma sembra un campo di patate. Però c'era anche la Regina in campo, ragazzi giovani, vogliosi, questo 4-3 di Zeman junior che insomma porta ad attaccare, ma poco concreta la squadra Amaranto. Ecco qui c'è un colpo di testa, il primo era di Coralli, quest'altro colpo di testa che però si perde alla destra del portiere Perina, ancora la Regina in avanti, ecco qui c'è il colpo di testa di Coralli centrale, bloccato dal portiere del Cosenza Perina. Forse ci si aspettava su Facebook, anche sulle nostre mail e sui social, qualcosina in più da parte del Cosenza nella ripresa, ma poi sentiremo anche Caccetta in studio, così come Roselli, evidentemente il terreno di gioco e anche queste 4 gare in 8 giorni avranno influito su quella che è stata appunto la prestazione, specialmente il secondo tempo della squadra silana. Comunque della Regina si sapeva quasi tutto, una squadra che gioca bene, specialmente di fronte al pubblico amico, votata all'offensiva, che arrivava da 4 risultati utili consecutivi, è arrivato il quinto ieri, la politica dei piccoli passi. Il Cosenza invece dà continuità ai risultati dopo le due
vittorie interne contro il Melfi e la Vibonese, è arrivato questo pari in trasferta che poi tutto sommato ci sta perché si aggiunge un'altra perla alla collana rossoblu. Torniamo in studio, Enzo Leonetti, partiamo col dibattito, partiamo proprio con Cristian Caccetta. Dicevo di quello che si legge anche sui social, delle mail arrivate, si poteva fare qualcosina di più nella ripresa? Beh, sicuramente si può fare sempre qualcosa di più, penso che... Allora, innanzitutto mi premeva dire che il campo non deve essere un attenuante. Così. Però abbiamo visto che era al limite della praticabilità. Assolutamente, assolutamente, ma lo era per noi così come per loro. Lo stesso le tre giornate in una settimana, né questo né il campo devono essere un attenuante. È chiaro che da questo Cosenza si aspetta qualcosina in più, qualcosa di più, è normale. Però bisogna dare atto ad una Regina che ieri ha fatto un'ottima gara, è un campo ostico e credo che poche squadre andranno lì a vincere, a dettare il gioco. Al di là di questo è vero, avevamo impostato la partita in maniera forse un po' diversa, nel senso che avevamo cominciato bene alti, i primi 5-10 minuti sì. Eravamo abbastanza alti, però forse abbiamo prestato un po' il fianco alle loro ripartenze e questo ci ha fatto un po' male, quindi abbiamo provato ad abbassarci leggermente e per buona parte del primo tempo è funzionato. Poi magari nel secondo tempo c'è stato qualcos'altro che non è andato bene, ci siamo schiacciati troppo e il risultato è 1-0-0 che noi portiamo a casa ben volentieri, perché comunque è un risultato che... in classifica ci sta, la muove e soprattutto è comunque un derby ed è sempre una gara particolare, quindi va bene, muoviamo la classifica e va bene, lavoreremo in settimana per cercare di capire cos'è andato storto e... per migliorare, insomma, esatto, per il futuro. Esatto, sì. Io vorrei fare due considerazioni, vorrei tirare in ballo i colleghi Alizzi e Scarpelli. La prima è, venendo alle tue parole e poi ascoltando anche ieri la conferenza di Roselli in sala stampa, quando qualche collega gli ha chiesto del perché di questo baricentro un po' basso, lui ha detto che intanto il Cosenza dietro manca di un giocatore alla Bonucci, per farci capire, insomma, per capirci, uno che possa impostare da dietro. E poi il pressing alto a volte è mancato proprio, diceva lui, probabilmente per la stanchezza, perché solo così facendo, impostando da dietro o con un pressing alto, si può praticamente tenere a bada e uscire più alti rispetto a quello che è stato ieri. Antonio Alice, sei d'accordo sulle dichiarazioni del mio? Poi le sentiremo, intanto io te le ho anticipate. Sì, no, sono d'accordo perché ritengo che la Regina abbia fatto una buona partita ed è una squadra sicuramente che, nonostante sia stata ripescata, riesce ad esprimere abbastanza bene il suo gioco. Poi ovviamente in casa, essendo un derby, ha giocato con grande determinazione, ma il Cosenza ritengo che si sia comportato bene, certo. Tutti quanti vorremmo che il Cosenza avesse ripetuto la prestazione di Catanzaro e fosse tornato il Rival Credit con una vittoria, però credo che bisogna sottolineare come ci sono delle differenze tecniche. Il Catanzaro affrontato dalla prima giornata non è la Regina che il Cosenza ha affrontato ieri, perché la Regina era molto più preparata rispetto al Catanzaro. Io ritengo che il Cosenza rispetto alla scorsa stagione è una squadra diversa, è una squadra che può esprimersi bene soprattutto fuori casa con questo modulo che il mister sta facendo, che in casa sta, insomma, nelle ultime due partite ha prodotto 6 punti, perché Cavallare e Statella insieme ai centrocampisti possono dare molto fastidio. Se riesce a trovare l'equilibrio, insomma, con il passare delle giornate, credo che il Cosenza possa dare grandi soddisfazioni. Ricordiamo che rispetto all'anno scorso cambia anche il regolamento dei playoff, quindi sì, comunque sia è importante mantenere una posizione alta in classifica. Però, ripeto, io ieri, come dicevi tu, leggiamo tutti quanti i commenti sui social, ho visto troppi commenti negativi, ma io non sarei così negativo. Io credo che il Cosenza ieri ha fatto una discreta partita, si poteva fare sicuramente di più, magari ha creato pochissimo, però un derby, portare a casa un punto, credo che sia un risultato positivo. Invece con Vittorio Scarpelli volevo parlare dell'Ulisse. Io Ulisse lo sai chi è, no? Ce n'erano due, Ulisse era Massimo Mirabella, adesso l'abbiamo da un po' di anni a questa parte il nostro allenatore, io lo chiamo Ulisse perché sì, poi cerca di portarti sulla sua strada e nei tranelli vari, ne abbiamo visti tanti. Uno di quelli, glielo dico sempre, spesso glielo ripeto, al caro amico Giorgio Roselli,
sala stampa, virgolettato, tutti i giornali, Mungo, parlo di Mungo, dice verrà con noi, dice come mai mister Mungo se non si è allenato, eccetera, non figura, non ha giocato, dice anche il dottore Caira aveva detto, virgolettato, Corriere dello Sport, no, non giocherà, dopo praticamente il problema alla caviglia del mercoledì. E sabato mattina dice viene con noi perché si farà curare dal fisioterapista. Fisioterapista, c'è bisogno che vai al seguito. Dice no, vedrà casomai se vieni in panchina, vedrai i compagni giocare dalla panchina. Allora, non ci ha ingannato però a noi, il collega Franco Rosita. Sì, ma alle 11 perché... di sera però, io parlo della... alle 11 di sera no, è un discorso. Al di delle battute però erano le 11 di mattina, era sicuramente un Rosselli diverso la sera perché poi ha parlato dei medici che hanno fatto, che non salutiamo il dottore Pinturia, il dottore Caira, i fisioterapisti, Ercolino Donato, Pino Suriano hanno fatto il miracolo, d'accordo. Però poi vedendolo in campo mi sono detto, dico non vorrei che... succede come è successo l'anno scorso ad Agrigento a Ciancio, che per recuperarlo il Cosenza lo ha perso per qualche settimana. Ho visto che aveva una bella caviglia tutta fasciata eccetera, è stato fatto poi l'antidolorifico eccetera eccetera, però non lo sei neanche questa volta, voglio dire, diciamo che c'era al di là di Ciancio c'era anche un precedente positivo che era quello di Arrighini, che poi giocò il derby, stesso anche di problema. Statella in tribuna e quindi, poi quindi diciamo che lui è solito farle io credo che come diceva anche Antonio prima, in questo nuovo assetto volevo farti la domanda su Mungo, è chiaro? Sì, no? Sì, certo. In questo nuovo assetto del Cosenza, parliamo di Mungo, un giocatore del genere sia talmente importante che val bene una notte trascorsa a fare massaggi, terapie e quant'altro, altrimenti il ragazzo sarebbe comunque rimasto a Cosenza. Era chiara l'intenzione di recuperarlo. Io sono convinto che, insomma... detto ciò, era palese anche che Mungo, al di là dei soliti guizzi che lui ha, perché anche per caratteristiche tecniche riesce ad offrirne, non fosse al top della condizione. Sì, per quanto riguarda Rosselli, lui è un po' criptico. L'abbiamo capito, forse conviene andare in sala stampa alla vigilia o no? A questo punto lui è particolare, o no? Bisogna o assecondarlo oppure poi, perché obiettivamente sì, delle volte... non sempre ciò che viene detto poi viene no, devo dare suffragato. Merito anche al collega Franco Rosito, no, per carità, perché no, poi la telefonata della sera qualcosa ci si assume in più un rischio, ci può si anche uscire rispetto alle 11 della mattina. Certo, ci si assume un rischio anche perché comunque poteva anche tenerlo in panchina, quindi insomma al di là di tutto credo che, tornando alla partita, intanto complimenti per l'onestà intellettuale del capitano, perché penso che non si è capitani solo per meriti sportivi, ma bisogna sapersi assumere le responsabilità, non possono valere, e il mister su questo mi dissocio completamente, le attenuanti del campo e dei tre partiti in 8 giorni, perché a quel punto anche Zeman potrebbe alzare il dito e dire la stessa cosa. Io purtroppo però non ho visto un Cosenza all'altezza di questa della situazione, mi dissocio un po', anche perché credo che poteva essere un'occasione buona per, non dico agganciarsi a un treno dei sogni, perché io credo che squadre come Matera, Lecce e Foggia faranno un campionato a sé, sicuramente le due pugliesi, il Matera però sta dando prova di grandissima solidità. Però credo non sottovalutiamo il Matera. No, assolutamente, ma più che noi non lo devono sottovalutare, secondo me Foggia. No, perché le squadre di Auteri poi arrivano. Sì, poi arrivano. Sì, alla lunga arrivano. Arrivano sempre, però già adesso li vedo caldi, quindi se partono già ora così. Per quanto riguarda noi, io credo che sia comunque un'occasione persa. Al di là di tutto, la Regina è una squadra che a me è parsa molto quadrata, è già di categoria, nel senso una di quelle che sarà difficile andare a battere. Sì, perché ha inserito poi giocatori, però tipo il Cosenza ha fatto davvero poco. Coralli. Sì, il Cosenza ha fatto davvero poco. Ci sono le attenuanti, per carità, ma non il campo, diciamo, e giocare ogni tre giorni. Le attenuanti sono la presenza in campo di Mungo a mezzo servizio e l'assenza di Cavallaro, che è un giocatore che per la categoria è, secondo me, sui generis. Sentiamo Marco Chiappetta prima di andare ad ascoltare le interviste che abbiamo realizzato poi a fine gara con Karel Zeman e con Giorgio Roselli. Ma che Chiappetta, questo vostro esordio, l'esordio dell'azienda Chiappetta nel Cosenza Calcio in un derby importante, però insomma è arrivato un pareggio che poi alla fine, insomma, ci può stare.
Sì, infatti concordo con quanto diceva soprattutto Caccetta prima, nel senso che bisogna capire bene quali sono le ambizioni prima di poi dare giudizi positivi o negativi. Io ho l'impressione che comunque la squadra, non dico che sia andata lì per il pareggio, però comunque ci stava nell'economia della partita poi alla fine accettarlo. È chiaro che avere Mungo, che in questo nuovo modulo è fondamentale come mezzala, che non stava bene, ti penalizza, poi non c'era Cavallaro, però per quello che si è visto, che abbiamo visto in campo, possiamo dire che alla fine è andata pure bene, perché la regina ha fatto sicuramente qualcosina in più, e bisogna accettarlo che magari il Cosenza fuori casa molte volte si va a giocare il punto. Va bene, ma questa è, come dire, un'idea dell'amico Marco Chiappetta, che è Posso top aggiungere una sponsor cosa? del Cosenza Calcio, sì, è No, secondo me rispettabilissima. bisogna prendere consapevolezza della forza della squadra. Questa Esatto. l'ho detto prima. Secondo me è una Che squadra squadra è e completamente l'obiettivo diversa qual è? rispetto all'anno scorso, perché vengono a mancare determinati giocatori che l'anno scorso ti permettevano un altro tipo di gioco. Anche perché rispetto a, per esempio, Gambino, rispetto a Arrighina, diciamo, può avere delle caratteristiche Quello diverse. attaccava di più la Ah, profondità, penso che Gambino magari. sia l'alter ego semmai di Lamantia, Della Mandia, esatto. quindi Sì, però è il centravanti di riferimento. manca. Lamantia l'anno scorso giocava anche, veniva a Ma prendere se palla anche vogliamo sulla qui tre c'è quarti, Caccetta, quindi dico la mia, insomma, dai, dico la secondo mia. me questa è una squadra che può giocare come sta facendo, cioè nel senso di avere un centrocampo più coperto, con un Ranieri, il capitano, insomma, in mezzo al campo che fanno del filtro, e un giocatore che ha più gamba, che con gli esterni riesce ad attaccare sulle fasce. E poi Gambino, come ha dimostrato anche con la Vibonese, è un uomo che in area di rigore, eccetto magari la partita contro il Taranto, sa il fatto suo. Però non è una squadra, secondo me, come quella dell'anno scorso, perché ad esempio non ha la forza dirompente sulla fascia Sì, sì. di Ciancio, che l'anno scorso comunque sia, per quelle partite che ha giocato, era sicuramente un giocatore Andava non di per niente il prepotenza. Lecce per vincere il campionato, insomma. Si è affidato a Si lui sia sulla affidato a corsia lui, ma sinistra. questo non per sminuire chi è arrivato o chi c'è, giusto per dare una consapevolezza diversa di una squadra che sicuramente quest'anno, secondo me, non si allontanerà dalle posizioni dal quinto posto Posso di chiedere a l'anno Caccetta scorso, se mai. però non ci aspettiamo chissà che cosa, perché non è che il Cosenza può Esatto. ambire No, ma si discuteva la prestazione, non No, io dico, ma la la prestazione Lui poi è dice il figlia, futuro è quello di però avere la squadre, prestazione le poi è prime tre, figlia le di prime quello che sono quattro. È le qualità chiaro. della Qual è squadra, non è l'obiettivo, che. dove parti, come parti e cosa vuoi raggiungere? Posso chiedere a Caccetta se manca in mezzo al campo un facitore di gioco dai piedi buoni? Uno alla Paro, per esempio, la butto lì, insomma, no? Ma guarda, in teoria ci. No, Cioè. visto che Roselli parla del fatto che da dietro diventa difficile impostare per tenere il pressing alto e davanti bisogna stare, dice il Cosenza non ha nel suo DNA, nelle sue caratteristiche, ha altre caratteristiche, ma non quelle di impostare da dietro con i difensori che hanno altre caratteristiche, o di magari tenere il pressing alto per buona parte della partita, e questo volevo significare. Guarda, io sono dell'idea che le altre squadre non è perché facciano un grande gioco, abbiano più qualità di noi. Io penso che a noi manca un po' di consapevolezza su quello che possiamo dare in campo Fiducia tutti nei propri mezzi, insieme. nei vostri mezzi. È chiaro che, come avete detto voi, il cambio di modulo ha portato sì 3 gol da una parte, 3 gol Melfi. col Melfi e altre due con la Vibonese. Vibonese. Però è vero che lo facciamo da 10 giorni questo È modulo. vero. C'è gente che non lo fa da anni. Quindi è normale che se per 2 partite fai un grande gioco, magari ci sta che la terza non riesci a farlo, perché comunque abbiamo di fronte gli avversari. Ci sta che Che sono comunque, organizzati poi. esatto, che sono organizzati, che abbiamo detto già prima. Ci sta che magari manca qualcosina dal punto di vista della ripartenza della manovra da parte, diciamo, dalle retrovie. È chiaro che potrebbe mancare qualche cosa sulle fasce, potrebbe mancare qualche cosa in mezzo. È normale in questa fase, dopo 10 giorni che provi un modulo. È normale che se fai un modulo da 2 anni e porta determinati frutti, nel momento in cui lo cambi ti trovi un po' spiazzato. Però va bene che sono arrivati 6 punti, va bene, è arrivato un altro punto, adesso avremo modo di lavorare in settimana, poi lo sappiamo tutti, ripetere le cose in settimana non può fare altro che bene. Benissimo. Quindi secondo me questa squadra A margini sì, di miglioramento, ha margini di sicuramente. miglioramento Sono assolutamente, perché d'accordo. comunque i giocatori che ha il Cosenza sono quei giocatori che magari
come dicevamo la settimana scorsa, possono interpretare più ruoli, però penso che questo sia il modulo che forse più calza a pennello. Ok, grazie a Cristian Caccetta, ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, linea alla regia, restate con noi. Seconda parte di Replay, lunedì 26 settembre, stavamo parlando di quello che è successo ieri al Granillo nel derby tra Regina e Cosenza, terminato 0-0, e allora andiamo ad ascoltare i due allenatori, prima l'allenatore della Regina, Zeman, e successivamente quello, entriamo in studio, piccolo dibattito, e poi andremo ad ascoltare Giorgio Roselli. Andiamo con Zeman, Leonetti, grazie. È un pareggio frutto delle poche occasioni che si sono viste, quindi no, né stretto né largo, è normale che se si fanno pochi tiri in porta la partita possa finire 0-0. Ci poteva essere qualche episodio a favore, però non lo abbiamo sfruttato. Io non ci ho visti leziosi, diciamo che anche se di solito noi non lo diciamo, c'è anche un terreno che non ci aiuta troppo, dato che ogni partita siamo noi a costruire il gioco più dell'avversario. Credo che sia in settimana ci alleniamo male, non riusciamo a trovare i tempi di gioco giusti, e quindi stiamo migliorando poco dal punto di vista della costruzione del gioco, anche se c'è da dire che non solo oggi difensivamente abbiamo sbagliato praticamente niente, non abbiamo concesso nulla ed abbiamo sempre o quasi sempre avuto il pallino nel gioco. Diciamo che se anche il terreno ce lo consentisse, sia in settimana soprattutto che poi la domenica, riusciremmo appunto a trovare meglio i tempi e gli spazi. Oggi in particolar modo avevo chiesto di giocare con la punta molto avanzata, mentre le ali le avrei volute più vicine al centrocampo e a giocare tra le linee di difesa e centrocampo avversario. Forse è stata più sbagliata la posizione oggi degli attaccanti esterni, che si schiacciavano troppo sui loro difensori. E mi pare che sia stato abbastanza chiaro, gli attaccanti miei, diceva lui, della Regina, si schiacciavano troppo sui difensori, avrebbe voluto le due ali più vicine al centrocampo con un 4-5-1, perché da come ha parlato Zeman, insomma, temeva le ripartenze del Cosenza, che a volte ci sono state ma in pochissime occasioni, a volte diciamo no. Sentiamo Giorgio Roselli, poi dibattito in studio. Grazie Leonetti. Secondo me, soprattutto in questo periodo, incontrare la Regina qua al Granillo è complicato un po' per tutti, perché i ragazzi giovani della Regina, allenati molto bene, hanno già una quadratura e veramente quando ripartono sono pericolosissimi, e noi nel primo tempo abbiamo rincorso più di una volta perdendo palla e dunque questo ci ha un po' messo in difficoltà, però insomma non penso che sia rinuncia, sia che la Regina ha cercato nel secondo tempo di vincere la partita. Noi le forze cominciavano un pochino a scarseggiare, anche perché gli stessi giocatori hanno giocato tutte le partite fino adesso, compreso le tre in otto giorni, dunque non è semplice, non siamo al top nessuna squadra, credo, e dunque un pochino è stato pagato, anche se secondo me è stata invece una buona partita, a buonissimi ritmi, con molti errori, perché onestamente il campo non permette sicuramente un gioco palla a terra come di solito succede. Penso che Zeman, che è giovane, bravo, credo che in questo momento si fidi molto di più di quelli che giocano ed è abbastanza un classico. Noi purtroppo, perché dall'inizio del campionato abbiamo sempre 3-4 giocatori fuori e dunque non abbiamo potuto permetterci un po' di turnover. Anzi, anche oggi hanno giocato un paio di giocatori, Mungo per esempio con infiltrazione, l'altro è entrato Danna e poi alla fine si è fatto un pochino male. Insomma, abbiamo molti problemi, ecco perché sono molto soddisfatto di questo risultato. Roselli è soddisfatto di questo risultato, come dicevamo prima, e sosteneva Lizzi, però insomma qualche messaggio lo ha mandato, nel senso che la squadra è un po', come dire, deve un attimino tirare il fiato, poi qualche giocatore che non era al top, come Mungo, ne abbiamo parlato prima, lo stesso Danna che rientrava da un periodo, diciamo, di inattività per infortunio, e ieri sembra che sia fatto ancora
qualche, non lo so, forse Caccetta poi ci saprà dire meglio se è una ricaduta sul polpaccio, Caccetta, di Danna, oppure se c'è qualche altro problema a livello muscolare. Ma quello onestamente non lo so. Ha rimarcato Roselli. Sicuramente in settimana si farà qualcosa per capire se c'è stata una ricaduta o se anche qualcosa legato al primo infortunio. Benissimo, allora altro giro, altra corsa, Toni Alizzi sulle dichiarazioni degli allenatori. Ma sono state dichiarazioni secondo me che fotografano bene quello che abbiamo visto, cioè Zeman non mi sembra che abbia detto qualcosa in più rispetto a quello che poi avrebbe meritato in ma campo. Ma è una personcina onesta. Ha detto le cose in maniera perfetta. Poi criticano il mister perché magari a volte è difensivista. Cioè, ma la critica me c'è sempre la critica. Secondo me il mister non è che sia così difensivista come si vuol far credere. È un problema di qualità dei singoli, cioè dei giocatori che ti mettono a disposizione. Poi ovviamente uno può giocare con una mentalità diversa, può portare più giocatori nell'area avversaria, però ripeto, per questo pareggio io non criticherei né l'allenatore né la squadra perché ritengo sia un risultato ottimo. Vittorio, vogliamo dire qualcosina, aggiungere alle dichiarazioni degli allenatori? No, loro in effetti hanno fotografato comunque la partita. Zeman l'ha detto, dice io vabbè ho avuto il pallino del gioco in mano, però se non concretizzo è fine a se stesso. Non è un piangina, come si suol dire, perché avrebbe potuto dire ma qualche occasione in più l'abbiamo avuta, quindi a questo punto di vista... Sì, Roselli ha spiegato i motivi per cui il Cosenza non ha giocato al top, non fa una grinza, poi abbiamo anche qui chi ha calcato quel terreno di gioco, chi meglio di lui può dirci se fosse o meno in grado al di là dell'aspetto visivo, anche perché pare che al centro forse avete sofferto un po' di meno però Zeman ha visto che è la prima volta che Zeman ce l'ho scoperto e parla del terreno di gioco del Granillo, perché essendo una squadra discretamente tecnica la sua dice non possiamo giocare a terra perché deve fare la partita, è un terreno soffre. Molto gibboso, sì. Buco, eccetera, ma dove va? Deve tagliare la difesa avversaria con la giocata su terra, non lo può fare perché ovviamente la palla non ci arriva proprio. È vero. Marco Chiappetta, allora sulle dichiarazioni degli allenatori vuoi aggiungere qualcosina? No, ho apprezzato molto le parole di Zeman. Sicuramente diverso dal padre come sistema di impostazione, come mentalità che ha dato alla squadra, però una persona onesta, devo dire che insomma ha fotografato bene quello che è successo in campo. Senti, per quanto riguarda diciamo com'è nata l'idea di sponsorizzare il Cosenza Calcio come top sponsor? Ma sicuramente nasce in primis da un amore per questa squadra di tutta la famiglia, la mia famiglia che rappresenta la mia azienda. Poi devo dire che abbiamo deciso di farlo in questo momento in particolare perché ci piace come è gestita oggi il Cosenza, una società che riteniamo molto seria, che fa le cose per bene, quindi chiaramente quando salutiamo ci si lega il presidente Guaracci, allora il direttore generale e il dottore Federico, insomma, che sono assolutamente coloro i quali guidano questa società. Quando si decide di legare il proprio nome a quello di un altro brand, questa è la cosa più importante, no? Che i valori che vengono rappresentati siano simili. Quindi ripeto, oggi lo diciamo con orgoglio di essere sponsor del Cosenza Calcio, perché al di là dei risultati sportivi che comunque io apprezzo, ma la gestione della società per noi è una cosa fondamentale, è gestita in modo impeccabile, non si vede il Cosenza mai associato a qualcosa di negativo, ritardi, questo, quell'altro, voglio dire. E questa è la cosa più importante. Poi quello che mi auguro in realtà è che un pochettino la città torni ad amare un po' di più questa squadra, perché vedere 2000 persone alla domenica al campo è una cosa un po' triste. Leggevo l'altro giorno i dati degli abbonamenti del nostro girone, vedevo il Lecce a 9000, Foggia... Noi siamo 537. Cioè Cosenza non può avere 500 abbonati, quindi la società fa tutto quello che può, però anche il pubblico deve dare una mano. Adesso andiamo a vedere il Catanzaro, che della Cosenza abbiamo parlato ampiamente, poi parleremo nell'ultima parte di quello che sarà il prossimo turno. Il Cosenza comunque ospiterà in casa il Francavilla, mi pare, sì, e dell'ex De Angelis domenica prossima alle 20:30. Andiamo a vedere gli highlights della sconfitta del Catanzaro contro il Messina, seconda sconfitta interna per il Catanzaro, la quinta, amici carissimi, in 6 gare di campionato. C'è un bel po' di maretta in quel di Catanzaro contro la società, contro il presidente Cosentino, anche il direttore sportivo Antonello Preite nel mirino appunto della tifoseria, anche se in tutta onestà ieri qualche occasione il Catanzaro per andare in gol l'ha avuta,
però insomma, è stato il Messina poi con un tiro nell'arco dei 90 minuti a portare a casa tre punti abbastanza pesanti. Vedremo quello che poi succederà in settimana. Il Messina in maglia bianca, Catanzaro in completo rosso. Qualche occasione, dicevamo, il Catanzaro l'ha avuto, però non è riuscito a concretizzare. Catanzaro che rimane a tre punti in classifica generale, insomma, cinque sconfitte sono abbastanza pesanti in sei gare di campionato. Bisogna rimboccarsi le maniche e ripartire, altrimenti tutto diventerà più difficile. Questa è un'altra occasione per il Catanzaro e ci mette una pezza lì il portiere del Messina. Poi andiamo avanti e vedremo poi il gol di Mancini. Catanzaro sempre meno gente, si parlava prima, caro Chiappetta, dei tifosi, però anche a Catanzaro un po'. Dice, ma cos'è il discorso motivo, è completamente diverso, in più, non c'è però dubbio alcuno. A Catanzaro si è rotto il giocattolo. Si è rotto, sì. Perché ma si è rotto già dall'anno scorso, anche con l'uscita di Erra, poi di questo. Rispetto alle altre piazze calabresi, quando magari le cose non vanno bene, io guardando sempre i tabellini mi ricordo sempre a Catanzaro che comunque il pubblico assisteva sempre alle partite. Però ecco qua, qui un'altra occasione per quest'anno Catanzaro, credo che si è rotto completamente il feeling tra la tifoseria già dall'anno presidente. Scorso i primi. Sì, ma quest'anno, dopo la sconfitta contro il Cosenza, credo che sia definitivamente finito il rapporto. Ma anche la curva del Catanzaro c'era pochissima gente. Questo è strano, fa specie pensare, due anni fa venne il Catanzaro a Cosenza con uno squadrone, no? Pareggio 0-0, sì. Da lì in poi questo è stata mi pare una discesa che sia il vertiginosa. Di Mancini, Milinkovic e sì. Mancini tira lì. Sì. Forse questa partita il portiere forse mi sembra coperto, perché insomma c'è un qualcosina di suo, ce lo mette. E c'è questo cross dalla destra di Milinkovic, poi arriva a rimorchio Mancini, tira. E ho visto il portiere forse con un po' di ritardo buttarsi su quella palla. Enzo, ce lo fai rivedere il gol per cortesia, che vogliamo metterlo a fuoco bene. Ecco qua, Milinkovic che entra in aria sulla destra, Mancini che si avventa sulla palla. Deviato. C'è una leggera deviazione, sì è vero. Infatti il portiere prima si è buttato da una parte e poi alza la mano sinistra. E qui c'è il gol che si è bevuto Tavares. Effettivamente lì è come se fosse inciampato sulla palla. Ecco qua. Va benissimo, torniamo in studio. Leonetti, scusami, mi fai sentire Mario Somma, perché nelle interviste insomma ha accusato il colpo, però non più di tanto. Vediamo quello che dice Mario Somma e poi entriamo in studio per il dibattito, perché insomma due sconfitte interne, 5-6, il cambio dell'allenatore non è servito a nulla, anche se io ero per Erra e rimanco ancora per Erra, insomma, perché poi non sono capiti i motivi per i quali insomma il tecnico ha dovuto abbandonare. Andiamo con le interviste per favore, Enzo. La difesa a 3, che si presume sia a 5, non a 3, perché noi abbiamo due esterni che sono praticamente due terzini, non due ali, danno maggiore copertura con di più due mediani di filtro e quindi è una difesa molto protetta e va quantificata sia nei gol presi, ma anche nelle palle gol subite. E probabilmente noi non abbiamo il riscontro della difesa a 4, che avrebbe maggiori spazi per l'avversario, maggiori spazi tra le maglie dei giocatori e probabilmente questo potrebbe portare a una maggiore azione da parte dei nostri difensori in ampiezza e potrebbero avere maggiori difficoltà. Quindi nella densità cerchiamo di trovare maggiori riscontri dal punto di vista difensivo. Io le analizzo una alla volta, non le analizzo tutte quante insieme. E una alla volta ognuna è figlia di una storia diversa. Quindi non sono tutte quante figlie dello stesso errore o della stessa storia. Sono storie diverse, che nascono da episodi diversi, che nascono da prestazioni diverse, che nascono da situazioni diverse. Quindi se io ho una squadra, cioè la mia, che nell'arco di una partita non subisce un tiro in porta perché il nostro portiere non ha fatto una parata, io alla fase difensiva non gli posso dire niente, non gli posso rimproverare niente. Capisco che giornalisticamente parlando o a livello di tifoseria questo è un numero che sicuramente è allarmante per voi, però dal punto di vista della prestazione io e i difensori non gli posso rimproverare niente quando non permettono nemmeno un tiro in porta all'avversario. Io non mi sono mai lamentato se ci sono delle assenze o no, perché ritengo che nella rosa ci siano tutti i titolari, quindi io non faccio questo tipo di discorso, io le rispondo a quello che mi chiede lei, in base a quello che mi chiede lei io le do delle risposte e le risposte sono: in questa rosa non esistono titolari riserve, come credo che non esistano dalle altre parti, possono essere, io parlo del Catanzaro, del Messina non lo so, io non sono allenatore del Messina. E non faccio mai un alibi né tantomeno un vanto se ci sono o non ci sono giocatori in più o in meno, perché fare un vanto o un alibi significherebbe offendere quelli che sono scesi in campo precedentemente, che mancano o che ci sono.
E quindi che cosa vuol dire? Che se ci sono sei assenze e ho vinto la partita sono bravo io, se ci sono sei assenze e ho perso la partita è colpa delle assenze? No, le assenze non c'entrano, c'entrano quelli che scendono in campo perché sono tutti uguali. Insomma, una piccola polemica con la stampa, noi lo conosciamo, Vittorio sì. Mario Somma, un ottimo oratore, ti spiega tatticamente le cose, per carità, però bisogna vedere come fa per fare un paragone. Il riverente Frank De Boer, che dopo 28 minuti toglie con Dobbiá perché dice non mi sta a sentire quello che gli dico durante gli allenamenti, o come magari ieri Giorgio Roselli si è fatto uscire una frase, dice a Capece negli spogliatoi uscendo l'ho preso a braccetto e gli ho fatto una lezione di tattica, perché probabilmente non gli sarà piaciuto il discorso di Capece nel corso, diciamo, dei minuti nei quali è stato sul terreno di gioco perché è entrato successivamente. E Somma te l'ha spiegato, insomma, la difesa a 3 che diventa a 5 in fase difensiva, eccetera. Vogliamo aggiungere qualcosina su questo Catanzaro, che c'è grande Maretta? Sì, c'è Maretta, poi quando le cose vanno male sembra non esserci mai fine al peggio, perché obiettivamente se c'era una partita da non perdere per il Catanzaro era questa, e obiettivamente non ha non la prima era quella cosa in Messina. No, no, successivamente. Dico questa partita sicuramente forse è la migliore che ha giocato quest'anno comunque il Catanzaro, e ha perso, quindi vuol dire che comunque manca comunque di, oltre alla fortuna, anche un po' di serenità, ed è chiaro, il mister ha cercato di mantenere una plomba, ma si vede che ha tradito comunque da una sorta di frustrazione, perché giocare bene e perdere, aver vinto solamente una partita su sei, insomma, comincia a diventare difficile. Deve darsi una svegliata il Catanzaro, anche perché le altre stanno iniziando a fare punti e obiettivamente vincere una partita ogni sei potrebbe essere pericoloso. Ieri Alizia Antonello Preite in sala stampa ha dichiarato: questa volta la responsabilità è mia perché sono stato io a costruire questa squadra, quindi si è assunto la responsabilità. La domenica scorsa insomma aveva detto chiedo scusa ai tifosi del Catanzaro, questa volta Antonello Preite mi pare che insomma a questo punto di vista uno chiede scusa una domenica, poi si ribadisce la domenica successiva, il direttore sportivo che va in sala stampa e dice la responsabilità è mia, significa che più di un qualcosa non quadra. Ma sicuramente Preite per chi non lo sapesse è una persona che di calcio ne ha masticato tanto. Amico di Leonardi, no? A Parma. No, era il, il direttore, adesso non so. Era Pagani l'anno scorso. Specifico, sì. Non l'anno scorso, quando era a Parma, qual era il ruolo, ma era comunque era nello staff. Era nello staff di Preite ed era quello che poi andava a fare le trattative con le squadre di Lega Pro, quindi è un campionato che secondo me lui lo conosce. Lo conosce, i giocatori li conosce. Secondo me l'errore più grande che ha fatto Preite non è quello di aver costruito la squadra bene o male, ma è quello di aver creato una rivoluzione, una confusione togliendo Erro, che secondo me è uno dei migliori allenatori della Lega Pro perché ha dimostrato negli anni di saperci fare. Poi è logico che se tu crei confusione all'inizio, non dai certezze e non si capisce bene com'è la situazione, poi per recuperare punti, per recuperare compattezza nello spogliatoio, per recuperare compattezza con l'ambiente, ci vuole un po'. Certo, i risultati non aiutano. Se l'ambiente contrario diventa tutto difficile. No, ma i risultati non aiutano il Catanzaro, ma non lo aiutano perché sicuramente lui avrà ragione, la squadra non è costruita, non è stata costruita una squadra all'altezza per fare un buon campionato. Non è stata strutturata però, bene. No, perché è vero che il Catanzaro era più preparata alla prima giornata, ma alla fine il Catanzaro e il Catanzaro sono andati in ritiro, penso, più o meno nello stesso periodo, quindi sì. È una questione di qualità dei giocatori che poi alla fine, secondo me, in tutte le categorie fa la differenza, perché se c'hai i giocatori bravi sicuramente riesci a ottenere risultati. Vabbè, e anche giocatori come Tavares, per esempio, che hanno sempre fatto gol. No, ma non è un singolo giocatore. No, ma voglio dire anche il nervosismo squadra, quando vieni beccato nel corso della settimana. Però arrivi davanti alla porta due gol, è chiaro che a questo punto io l'ho elogiato in alcune trasmissioni di Tavares, ma ieri insomma è da bocciare, perché ti trovi davanti alla porta due volte col pallone e non la metti dentro, significa che non hai... Nel complesso la squadra. Sei nervoso, non sei sereno, o no, Cristian, può succedere? È chiaro che la serenità è una situazione delicata a Catanzaro. Sì, è chiaro che la serenità è tutto, perché ti permette di fare tutto con semplicità. Con semplicità. Quando sei sereno ti riesce anche la giocata più difficile, quindi le provi tutte. Però è chiaro che a Catanzaro non c'è una bella aria. Quando un allenatore, quando un direttore si assumono le responsabilità, tra virgolette, dei loro sbagli, dei loro errori, è anche per fare scudo sulla squadra. Sì. Perché comunque dopo una partita del genere, magari viste le immagini, viste
queste immagini è chiaro che non meritava la sconfitta, e quando una squadra che fa tutte queste azioni da gol, prende solo un tiro in porta e prende gol, è chiaro che non è un discorso di qualità. Puoi aggiungere non qualcosa? Non si può ridurre tutto alla qualità, perché comunque ho capito. Campo ci sono tanti altri fattori. Tu che fai il direttore sportivo anche per la Morrone, poi mi direi qualcosa. Come no, certamente. Su questo io direi che siamo ancora a settembre, mi sembra che a Catanzaro sia il terzo allenatore che da quando sì, siamo partiti. Sì. Quindi credo sia normalissimo che un mese di campionato che ci siano delle difficoltà. Poi parti la prima, perdi 3-0 con il Cosenza, una cosa storica, no? Quindi ci stanno le difficoltà, ma anche ai grandi livelli. Quando un allenatore deve portare la sua mentalità, deve lavorare sulla squadra che non si è costruito lui, è normale che ci voglia un po'. Poi comunque ho visto che hanno fatto una bella partita in realtà, quindi poi c'è anche un po' di sfortuna, ci sta che l'allenatore e il direttore si mettono lì a prendersi le colpe per far dare un po' di serenità alla squadra, ma io penso che il Catanzaro non avrà problemi, non so quali erano i loro obiettivi, ma salvarsi tranquillamente. E allora veniamo alla Vibonese, che purtroppo insomma, è stata sconfitta in casa dalla Casertana, e quarta sconfitta consecutiva per la formazione di mister Costantino, però a vedere anche le immagini che ecco qua, abbiamo montato insieme all'amico, si chiama come te? No, Scarpelli, sì. Con Mario, e allora abbiamo visto che in effetti la Vibonese, poi lo ribadirà anche il suo allenatore Costantino, a fine gara in sala stampa, non meritava assolutamente questa sconfitta contro la Casertana, che ha avuto delle buone e ha creato alcune occasioni da rete anche con Saraniti in un paio di volte, però insomma sotto porta non è stata fortunata. E insomma si dice che dopo tre sconfitte, qui siamo alla quarta, la crisi o c'è o è dietro l'angolo. In effetti la Vibonese ha perso a Cosenza, ieri voleva rimettersi in carreggiata e non c'è riuscita, perché la Casertana non è che abbia creato più di tanto, è la Vibonese che ha creato molte occasioni da rete ma non sono state poi concretizzate. Poi succede magari come è successo al Catanzaro, che con una mischia in aria trovi il tiro della domenica e ti porti a casa tre punti pesanti. Poi sentiremo Costantino, nel frattempo vediamo questi attacchi della Vibonese, ci prova anche... Il discorso secondo me della differenza tra, in questo senso, tra Vibonese e Catanzaro è che il Catanzaro magari si aspettava di fare un campionato diverso e trovandosi in una posizione adesso di classifica negativa è difficile anche a reagire e quindi a trovare insomma poi la partita dove fai la vittoria e riesci a avere la prestazione. Ecco, questo è il gol della Casertana. La differenza... Ecco il tiro della Vibonese invece lì mi è sembrato pure il portiere coperto, no? Il portiere l'ho visto bene. Russo, vogliamo rivedere il gol, Enzo, per favore? Cioè la Vibonese è consapevole che si deve salvare. Sì, vabbè, è ripescata, un po' come la regina. Quindi però magari... È vero, concordo con Antonio, a qualche altro. Ecco il gol, vediamo il gol. Secondo me il portiere è coperto, perché ho visto all'ultimo... Vabbè, lì c'è un fallo di mano pure, di un giocatore della Casertana. Poi c'è questo tacco. Un gol casuale. Carlini, proprio una puntata. Nessun difensore. Una puntata. O no? Il portiere secondo te... L'ha vista in ritardo la palla? Sì. È sbucata alla fine. Ecco, ancora la Vibonese le ha avute poi le occasioni, ha premuto. È una squadra che secondo me giocherà sempre bene. Poi... Vabbè, insomma Costantino poi lo conosciamo. Sì, l'allenatore è una certezza, è bravo, però quattro sconfitte in sei gare di Catanzaro e di campionato cominciano poi a farsi sentire. Questo è un campionato dove ci però sono. Però c'è da sottolineare una cosa. Che sono lo voglio chiedere a Caccetta, voglio sottolineare il fatto. Enzo, se torniamo in studio, ti ringrazio. Ecco, volevo chiedere a Caccetta, che anche Costantino ha sottolineato il fatto che insomma nelle prime gare di campionato, nelle prime otto, ha incontrato e incontrerà le più forti, quelle che insomma sono partono per la griglia diciamo più importante del torneo. Certo, per cui insomma ha incontrato il Matera, semplice, ha incontrato pure il Cosenza, ha perso a Foggia, esatto. Ieri ha incontrato la Casertana, quindi è una partenza un po' ad handicap per una squadra ripescata. Beh, è chiaro che partire contro diciamo le più titolate del campionato non è semplice, però comunque la Vibonese ho visto una squadra abbastanza viva, nel senso che fino alla fine ci ha provato e secondo me non avrà particolari problemi, perché comunque è vero che ha incontrato le prime, però penso che con le dirette avversarie riuscirà a fare diverse vittorie, secondo me, che comunque tra tutte quelle che stanno giù, forse la più attrezzata, le ipotetiche potrebbero star giù, mi sembra una delle più quadrate, una delle migliori messe in campo.
magari non ha la qualità di giocatore, perché sì, parecchi sono rimasti dell'anno scorso, però ha un allenatore che secondo me alla fine riuscirà a salvare questa squadra, perché Costantino è all'altezza di questa categoria. Alizzi, voleva aggiungere qualcosa? No, sull'allenatore, come dire, io conosco di persone, sono anche rapporti di famiglie, di amicizie, quindi sul Massimo non mi esprimo più di tanto, però sicuramente è un allenatore che fa giocare bene la squadra. A Cosenza è vero che non ha creato chissà quante occasioni, però magari anche chi l'ha affrontato dà quella sensazione di essere una squadra comunque ben messa in campo, quindi lui è consapevole di doversi salvare all'ultima giornata, però mi auguro che si riesca a ottenere la salvezza con qualche giornata d'anticipo. Ok, allora diamo linea alla pubblicità per la seconda parte, ecco, secondo stacco pubblicitario, poi torniamo in studio e sentiamo quello che ha detto in conferenza stampa mister Costantino. Grazie Leonardo. Terza ed ultima parte di replay, abbiamo visto gli highlights della sconfitta immeritata, se vogliamo, della Vibonese contro la Casertana. Andiamo ad ascoltare quello che ha detto mister Costantino ieri in sala stampa. Faccio fatica a trovare, ovviamente si è preso un gol, quindi ci mancherebbe, però faccio fatica a trovare non i difetti, ma ad analizzare in negativo la partita, perché purtroppo nel calcio il risultato è la cosa più importante. Abbiamo fatto una prestazione importante dal punto di vista mentale, dal punto di vista tattico, dal punto di vista dell'intensità, no? E dopo questo abbiamo creato 6 palle gol importantissime, di cui 3 sono 3 grandi parate del portiere, un salvataggio di testa sulla linea e Cogliatis e Cignano che non fanno gol per centimetri, molti centimetri, saranno stati 5-6. Quindi non, veramente ho fatto i complimenti ai ragazzi. In questo momento lo stato d'animo mio non mi fa pensare altro. Cosa posso dire di una squadra che fa una prestazione di questo livello? Non posso dire niente. Per cui l'analisi è questa. Poi possiamo parlare di tutto, della tattica, dei 3, dei 2, attaccante a 1, a 7, a 9, ma in questa gara non c'è nulla da dire. Una gara che la Vibonese meritava ampiamente di vincere, ha perso. Questa è la classica gara, come ce ne sono tante nel mondo, ce ne sono state e ce ne saranno tante, che come diceva il suo collega giustamente, purtroppo le occasioni da rete non ti fanno vincere le partite, se non fai gol non vinci le partite. Piccato Costantino, che gli vai a dire alla squadra, Caccetta? Nulla. Le occasioni da rete ci sono state, però se non la metti dentro troppo queste partite. Finisci la gara dopo 90 e passa minuti con un pugno di mosche in mano. Certo. È un peccato perché la Vibonese, caro Lizzi, avrebbe meritato qualcosina di più. Forse anche il pareggio stava stretto alla Vibonese, quindi... Ma non è la prima volta che anche nelle altre gare, magari a Cosenza ci stava la sconfitta, però le altre partite che ha perso aveva creato, però non ha finalizzato. Secondo me Saraniti forse è troppo solo lì davanti, ci vorrebbe qualche pezzo da 90 di categoria un po' a supportarlo, no Vittorio? Sei d'accordo? Diciamo che però ieri 6 occasioni, ha ragione, magari non ho 6, ma comunque diverse occasioni da gol clamorose, lì quando sono i centimetri, sì. Poi non è un discorso di peso offensivo, ma di sfortuna, è la classica iattura domenicale. La Casertana ha trovato questi 3 punti che per loro sono fondamentali. La Vibonese avrebbe meritato la vittoria, secondo me, addirittura è arrivata una sconfitta. Il calcio è strano, ha pagato dazio la Vibonese. Marco Chiappetta, allora vogliamo introdurre il discorso della Morrone, visto che tu insomma ti occupi anche, oltre a essere come azienda top sponsor del Cosenza Calcio, fai un po' anche, ti diverti, tra virgolette, a fare il direttore sportivo di questa Morrone che l'anno scorso è partita così, insomma, per la prima volta dopo tanti anni abbiamo rivisto la Morrone, ha vinto il campionato, quest'anno disputerete la seconda categoria, mi pare, no? Esatto. Cosa vuoi dire? Ma sicuramente, sì, tra virgolette è un divertimento. Posso salutare il mio amico Andrea Spinelli, che so che è l'allenatore, insomma, di questa Morrone. Salutiamolo. Sì, come dire,
messo su questa nuova avventura, insomma, lui è stato il vigile di Franco Giugno per tanti anni. Siamo, tra virgolette, orgogliosi di averlo portato in questa categoria. Io lo conosco da tanti anni, quindi le partite interne? Al Marca. Ecco qua. Ah, ecco. Ecco, Enzo Leonetti forse ci ha trovato qualcosina. Sì, questo è un video. Sì, guarda, nasce dalla voglia, siamo in cinque. Questo è il video della partita dello scorso anno, della vittoria scorso, del quando campionato. Abbiamo, sì, il giorno della vittoria matematica, diciamo. Dicevi, siete in? La società siamo in cinque persone. Cinque imprenditori? Nasce dall'amore per questo sport sicuramente, poi l'idea di far rinascere questa squadra che, insomma, chi è di altre generazioni di Cosenza sicuramente la conosce, la ricorda. Io la ricordo, sì. Come no. Ricordo Don Oreste. Stiamo cercando di portare in queste categorie qualcosa di diverso, di nuovo, insomma, un tipo di comunicazione innovativa e soprattutto un far vivere a questi ragazzi calciatori un'esperienza un po' diversa da quella che si vive in queste categorie. Quindi loro sono al centro del progetto, sono coccolati sotto tutti i punti di vista. C'è uno staff completo a disposizione che va, diciamo, a gestire tutto quello che riguarda una società di calcio, preparatore atletico, preparatore dei portieri, magazzinieri. Insomma, avete fatto le cose per bene. Loro arrivano al campo. Dove vuole arrivare? Solo la mia curiosità. Dove vuole arrivare? Perché abbiamo un esempio di una quarta serie forse, no? È stato un serbatoio per il Cosenza Calcio. Potrebbe essere un serbatoio più in là negli anni per il Cosenza Calcio. Noi vorremmo portarla a categorie innanzitutto che competono la storia che ha avuto questa squadra. Quindi quantomeno una quarta serie, una serie B. O no? quello è stato il massimo che la Morrone ha raggiunto. Anche qualcosina in meno andrebbe bene. Più che altro noi stiamo e continueremo a cercare di creare un nostro spazio. Questo è il nostro vero sogno, diciamo. Creare un settore giovanile, una nostra casa. E poi da lì credo che tutto quello che viene può essere un campionato dipende. Quando partirà il 9 campionato ottobre? Inizierà il 9 ottobre e abbiamo cambiato qualcosina se vogliamo parlare, ma credo Alizio che segue mi diceva che condivide tutti i risultati dalla A alle categorie inferiori. Che cosa vuoi aggiungere su questo discorso della Morrone? No. Che ti sembra come società? Mi pare che Chiappetta sia stato abbastanza chiaro. Sì, tra l'altro è anche uno sponsor di Cosenza Channel, mi sembra, sì. Che abbiamo fatto uno scorso, insomma, seguiva tantissimo. Ah, sì, seguiva la trasmissione, vedevo sempre Chiappetta, lo ricordo pure. No, io salutiamo gli amici di Cosenza Channel. Al di là, insomma, dall'aspetto credo che sia importante che degli imprenditori, soprattutto giovani, che hanno voglia di fare calcio, perché credo che sia una delle cose più belle che poi ti dà grandi soddisfazioni. Io l'ho toccato, insomma, con mano direttamente quando, insomma, ero dirigente a San Marco. Me lo ricordo. Portare il San Marco in eccellenza, quindi alla fine sono grandi soddisfazioni che ti prendi, e se loro hanno la possibilità di creare un qualcosa che possa, come dire, ancora di più dare prestigio alla Morrone, mi sembra di aver capito, magari è una struttura da poter gestire direttamente e creare un settore giovanile, credo che possa soltanto far bene a tutto il movimento calcistico cosentino, dove già ci sono delle realtà, insomma. Beh, anche la Brugium. Sì, no, c'è la Brugium. Sì, sì, come no, c'è la Brugium. Tra l'altro condividiamo lo stesso campo oggi. Sì. Sì, sì. Loro che fanno pure la promozione. No, la Brugium fa la promozione. La promozione. Ci sono altre realtà anche a livello giovanile, però secondo me più ce ne sono meglio è. Perché poi è anche una questione di competizione, perché poi alla fine il genitore manda il bambino dove riesce a... Sì, nelle scuole calcio si può fare tanto, secondo me. Però l'unica cosa che volevo sottolineare... Prego, che poi andiamo sul rende. Assolutamente. E il campionato, sì, però abbiamo vinto la Coppa Disciplina l'anno scorso, no. Un argomento a cui teniamo particolarmente, quindi, diciamo, fare calcio, ma in queste categorie, in un modo pulito, etico, vincere, ma non a tutti i costi, nel senso... Con la sportività, la lealtà, tutto ciò che comporta che porta a comportamenti devianti lo eliminiamo subito. Mettete da parte. Tra l'altro, più di andare a rendere. Io mi auguro che andranno avanti e più si accorgeranno che anche in questa categoria bisogna fare anche dei sacrifici economici. E te l'ha detto, con 5 persone, per mantenere, quindi si divide tutto capisco per 5. Capisco benissimo quello che, insomma, vuole... In bocca al lupo alla Morrone per il futuro e per questo campionato che, come diceva
e Marco Chiappetta partirà il prossimo 9 ottobre. Chi ha un buon settore giovanile invece rende, rende che voglio dire si è rinnovato, questa casa rende, ha rinnovato anche la squadra, è partita benissimo, i primi in classifica insieme all'Igea Virtus. L'ha seguita per noi ieri e per Gazzetta del Sud Vittorio Scarpelli, per noi nel senso che sei ospite, tu ieri hai, certo, appunto, hai scritto per Gazzetta del Sud di Rende Cavese, un'altra vittoria importante. Andiamo a vedere gli highlights Enzo Leonetti e li commenta appunto, sì, Vittorio Scarpelli. Andiamo a vedere appunto Rende Cavese 2-0. Sì, diciamo che Rende ieri ha dato prova di esserci, perché era era proprio un severo banco di prova contro la Cavese che vuole vincere il campionato. Sì. Qui c'è Actis Goretta che si è fatto anticipare proprio sul più bello. Non è stato un bel primo tempo, qui adesso un colpo di testa di un difensore alla Cavese fuori misura, non è stato un bel primo tempo, però il Rende ha sempre mantenuto la barra dritta e poi nella ripresa è riuscito a far propria la gara. Sì, qui diciamo che il Rende ha un giocatore che a mio giudizio non ha nulla a che fare con questa categoria, che è Giotti, che è andato vicinissimo per due volte. Actis Goretta e Ferreira hanno cambiato strutturalmente questa squadra, perché sono due panzer che là davanti non la fanno prendere difficilmente agli avversari. Mm-hmm. Sono molto forti fisicamente e questo è il gol, la traversi Giotti, Actis Goretta che non stava benissimo, si è trovato... Sì, era in dubbio alla vigilia. Sì, era in dubbio, alla fine ha fatto anche un po' di pretattica, un po'... alla Mungo. Sta sposando quasi diciamo l'atteggiamento di Roselli, si pensava non dovesse giocare, invece alla fine Actis Goretta ce l'ha fatta. La Cavese ha provato poi dopo il gol del Rende a ritornare in carreggiata, in partita. Ma devo essere onesto, quest'anno il Rende ha una squadra giovane e soprattutto abbastanza solida, il che una cosa non esclude l'altra evidentemente. Qua è grandissimo lavoro di Serleti, Ferrera dietro, e qui questo ragazzino che secondo me merita una menzione, un 96, bravo, Boscaglia, bravo. Scuola Real Cosenza, l'anno scorso era a Luzzi, si è preso la maglia da titolare. Ricordiamo che il Rende per gli under non può far giocare bene in casa, che è un'istituzione in queste categorie, ma soprattutto perché c'è un giocatore molto simile a lui come caratteristiche, 20 anni, gracilino, ma questo davvero Boscaglia, difficile da tenere a bada, è un trottolino terribile. Ieri è riuscito anche a far gol, quell'unica ingenuità di De Marco che si è fatta espellere. Vabbè, ha beccato due la gialli, partita, no? La partita era già finita, peccato perché salterà la prossima. E poi vorrei sottolineare questo afflato che è tornato con il pubblico dopo un anno un po' tribolato. Ieri c'erano 300 tifosi rendesi e un centinaio di tifosi della Cavese. 500 spettatori. Sta andando c'erano bene, finché dura, dice Trocini, noi ce la godiamo, non hanno ambizioni di vittoria. E allora facciamo una cosa, grazie a Vittorio che ci ha commentato questi highlights, andiamo a sentire quello che ha detto appunto Brunello Trocini e poi dei dibattiti in studio. Vai Leonetti, sentiamo mister Trocini. Ci prendiamo giusti meriti, questo penso sia la cosa corretta, dare giusti meriti a questi ragazzi che stanno gettando il cuore oltre l'ostacolo, stanno giocando con grandissima voglia, spirito di sacrificio. La Cavese è un'ottima squadra, una squadra forte, una squadra che può vincere il campionato a mio avviso, molto molto organizzata, quindi io onestamente sono per dare i giusti meriti a questi ragazzi che hanno interpretato la partita nel migliore dei modi. No, è successo che la Cavese veniva su con maggiore convinzione, non c'era la giusta pressione in alcuni giocatori sul portatore palla, quindi arrivavano sulla tre quarti nostra a mio avviso troppo facilmente. Ed è normale quando giochi contro una squadra forte come la Cavese, però come dissi qualche tempo fa, il saper soffrire è una dote grande, questi ragazzi ce l'hanno, ce la teniamo stretta, quindi va benissimo anche così. Partiamo da quest'ultima dichiarazione dell'amico Brunello Trocini, che salutiamo. Il saper soffrire, ha sostenuto caro Antonio Alizzi, è una virtù dei grandi, quindi il Rende si sta dimostrando che in questo momento è primo in classifica, un primo posto meritato, stanno facendo le cose per bene. Il presidente Coscarelli ha messo a disposizione una squadra di giovani diversa da quella dello scorso anno, che tra tante traversie, pur essendo stata allestita lo scorso anno, ricordo perfettamente, una squadra all'altezza della situazione, ma tra infortuni, squalifiche, purtroppo è partita ad handicap. Quest'anno invece le cose stanno andando diversamente e rinnoviamo i complimenti e un in bocca al lupo per il futuro del campionato di Serie D. A te la parola.
No, sentendo quello che dice Vittorio, mi sembra di capire che comunque sia una squadra che riesce a esprimere anche un buon calcio con i giovani, e credo che sia una cosa molto, molto importante. Ma la cosa più bella, sinceramente, è vedere il campo esterno a Lorenzo, cioè, Casarende, quello che... sì, con l'erbetta sintetica, sì, credo che sia una cosa bellissima, perché quella è la dimostrazione che normalmente si possono allenare. Sì, ma è una dimostrazione di una società che, insomma, vuole fare le cose per bene e vuole dare un futuro alla società stessa, quindi permettere ai ragazzi della prima scuola di allenarsi bene, ma anche a quelli del settore giovanile, è sicuramente una grande cosa e un merito che bisogna dare atto al Rende. E il Rende sicuramente farà un ottimo campionato, perché comunque Trogini ormai è il terzo anno, sì, che è lì, sì, quindi... Quarto già. Quasi quarto, sì, sì. Quindi conosce, poi, bene, seguendo la categoria. Poco non, sì, non... Vabbè, per conosce, sì, bene la categoria, sì, quindi, sì, sa dove intervenire. Caccetta, il Cosenza ha incontrato quest'estate il Rende, ricordo, sì, in un amichevole a San Fili, sì, prima, sì, di rompete le righe da sotto. Sì. Che impressione hai tratto tu di quella amichevole? Ma è una bella squadra. Sì? Certo, anche l'anno scorso l'avevamo incontrata, anche lì mi ha dato una buona impressione. Poi magari i piani non sono andati, cioè il risultato, diciamo, della stagione non è stata quella secondo i piani, però adesso, da quello che ho visto oggi, è riuscito a battere la Cavese, e comunque a detta di tutti è attrezzata per la vittoria del campionato, quindi... Vero. C'è davvero da sperare, perché comunque non si vince a caso con queste squadre. Vero. Marco Chiappetta, voi avete rapporti con il Rende? Beh, io ho rapporti di amicizia con il presidente Coscarella, e comunque gli vorrei fare... Rapporti anche calcistici, mi riferivo, come società? Sì, qualche abbiamo giorno fatto qualcosina insieme, abbiamo preso dei ragazzi giovani da loro. Volevi intanto dire... gli volevo fare i complimenti comunque per, come diceva prima lui, anche per quanto riguarda la struttura del campo sintetico, che ho visto, tra l'altro, di ultimissima generazione, veramente molto bella, è una cosa importante, appunto. Al di là di investire sulla squadra, a volte magari è più importante fare opere di questo genere, che per il futuro sono più importanti ancora, anche perché penso che una società di Serie D, che magari non punta a vincere il campionato, la cosa più giusta è quella di far giocare dei giovani, di valorizzare qualcuno. Sentivo parlare di Boscaglia, che vedevo l'anno scorso nella Luzzese, mi fa veramente piacere adesso vederlo insomma in Serie D con il Rende. È giusto puntare sui giovani, e quello che poi ti può portare qualcosina in più. Benissimo. Magari... Sentiamo invece Alizzi, vuole aggiungere qualcosa, e poi no, dico a Enzo Leonetti di preparare il prossimo turno della Serie D e poi quello della Lega Pro del Cosenza. Io, più che continuare sul discorso del Rende, vorrei allacciarmi anche al discorso Cosenza, no? E quindi fare un discorso per il futuro. Cioè, Guarascio, io sono, insomma, da quando è arrivato, siamo stati, quando ero, insomma, eravamo a Calabriore, io, sì, con la Cantonio Colosi, diciamo, l'abbiamo sempre criticato, perché probabilmente all'inizio non aveva ben capito come funzionassero i meccanismi del mondo del calcio. Però oggi bisogna dare atto che si sta dimostrando di essere un ottimo presidente, per il discorso che si faceva prima, cioè che il Cosenza non prende punti di penalizzazione, e quindi comunque sì, riesce a far star bene i giocatori, e credo che sia una cosa importante. Però per fare un salto di qualità, non dico di campionato, quindi magari pensare alla Serie B, che ovviamente tutti quanti non si sempre aprono. Vivacchiare, dici tu, sì, come qualcuno di sostiene. Bisogna costruire anche qualcosa che poi sia patrimonio della società. Mi pare che anche come settore giovanile ci stiano dando da fare. Però, no, io parlo proprio di una struttura. Ah, tu parli di struttura? Sì, sì, una struttura che è fondamentale. Che possa, come dire, arricchire. E quello è il tallone d'Achille, il patrimonio. Questa è la promessa per il San Vitino del Morcine. Mi dai qualche ultima sulle novità dello stadio, dei lavori? C'è questa diatriba, intanto fossato sì, fossato no, intanto bisogna comunque attenersi poi il sindaco ha sostenuto triste. Che sarebbe fatto poi reso, sì, parte diligente col prefetto, eccetera. Sì, col io gestore. Penso che si andrà avanti, diciamo, purtroppo con a botte di proroghe, come ormai. Però entro il 31 dicembre un segnale lo devi dare. Bisognerà dare sicuramente un segnale. Di sicuro Antonio ha lanciato un messaggio sicuramente molto importante, perché il Cosenza è forse purtroppo tra le poche squadre che è costretta ancora a fare la spora tra una struttura e l'altra. Adesso qui abbiamo, sì, Cristian che ce lo può dire. Sarà proprio il bianco, davvero, stadio San Vito per le docce. È davvero antipatico, sì, doversi. Poi bisogna anche ringraziare chi concede la struttura, anche perché Cosenza comunque è una squadra importante, una società importante. Però avere una stabilità penso che sia
penso che sia importante. Attualmente il San Vito del Morgine si fa quel che si può per tenerlo vivo, ma alla fine, ricordo in occasione dell'ultimo acquazzone, era davvero impraticabile, era difficile anche sotto solo camminare. Qualità questo. Quindi purtroppo bisogna... Però bisogna mettere questo. Vedendo il San Vitino e il Granillo, io firmo per 100 anni per il San Vitino così com'è, sì, onestamente. Sicuramente. Perché come ha detto anche Gabriele Martino la scorsa settimana, ha sostenuto Karel Zeman, si allenano lì per tutta la settimana. Magari si... guardiamo chi sta meglio di noi, no? Io firmo, firmo per il sintetico. Ma magari per il sintetico sì, un altro paio di maniche. Però magari, sì, sì. Diceva che accetta? Per questioni di misure, no? Non riusciamo chiaro, magari no, a fare tutto quello che è un campo da calciotto, quello che vorremmo. Perché comunque come lunghezza ci siamo, ma come larghezza, larghezza sì, è un po' stretto per quello. Vabbè, per le strutture purtroppo ha toccato un tallone d'Achille. No, ma è quella la cosa che è insomma, più importante. Bisogna fare il salto di qualità proprio sì, in questo. Perché è vero, e questo è un problema che io mi ricordo sin dagli anni, quando leggevo insomma, i giornali dalla Serie B, quindi ai tempi qualche di mio articolo di Mutti, sì, sicuramente. O di Santino Trimboli, magari. Ai tempi di Mutti, insomma, ai sì, tempi di Zaccheroni, Paiusi, insomma, che già... Gli allenatori si lamentavano che il campo era stretto. È vero. Però diciamo oggi che comunque sia siamo arrivati in un'era dove comunque sia le strutture sono presenti nelle città, ovvero una società che punta a fare un salto di qualità andando in Serie B, non può presentarsi magari poi con un'organizzazione dal punto di vista societario, anche di settore giovanile che magari è un po' deficitaria, ma anche come prima squadra, perché un conto è allenarti su un campo dove conosci anche ogni filo d'erba che c'è all'interno del rettangolo di gioco. E poi ritorniamo a quello che ha detto Zeman, chiaramente. Poi ti prende le difficoltà, ce l'hai, quindi non è che... Quello ho sì, sempre avuto una curiosità per il Trapani che mi ha sempre... Ma dove vi allenavate col Trapani, Cristian? Allora, noi ci allenavamo... Perché giocano ad Erice, mi pare, no? Adesso sì, stanno sì, giocando ad Erice. È un po' come Trapani ed Erice, è un po' come Cosenza e Rende. Ah. È la stessa cosa. Solo no, che mi incuriosisce questo. Dal punto di vista territoriale lo stadio sta nel comune di Erice. Che e gli allenamenti? Gli allenamenti li facciamo in un centro sportivo con un campo in erba sintetica non di ultima generazione, però adesso con l'installazione del sintetico di ultima generazione allo stadio. Quindi tutto là, fai sì, il paio, ho capito. Sì, 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 tutto là. Grazie allora, andiamo a vedere il prossimo turno della Serie D e poi subito dopo quello della Lega Pro. Enzo, siamo pronti? Eccolo là. Prossimo turno, Castrovillari, due torri, poi diremo qualcosina su Castrovillari che ha perso ieri per 2-1. Cavese, Turris, Frattese, Pomigliano, Gladiator, Rende, Gragnano, Gela, Egea Virtus, Palmese, Roccella, Sicula, Leonzio, poi Sarnese, San Cataldese e Sersale, Aversa. Un'altra squadra che sta andando discretamente bene, pure la Palmese, eh? La Palmese che ieri ha vinto nuovamente nei piani alti. Mi riproponi la classifica, Enzo, per favore, della Serie D con Rende a 10 punti insieme alle Gia Virtus, se non erro. Vediamo se troviamo la classifica, così poi ne possiamo discutere. Vittorio, il Rende giocherà in trasferta in Campania contro il sì, Gladiator. È una squadra che diciamo la vedremo insomma, ecco, nella prima fascia della classifica. È una squadra che ha perso, punti una partita, Palmese. Sì, ha perso una partita e vinto una partita in casa, quindi ancora non si è capito tra le mura che Castavillari ha due punti, ha perso ieri la seconda partita per 2-1, ha segnato sì, Lupacchio, certo che l'uscita di scena insomma di è passata al Belvedere, Musacchio, insomma influisce sicuramente nell'economia del gioco della squadra di Viola. Poi c'è da dire che è tornato a giocare ieri gli ultimi 15 minuti, se non vado errato, anche Alessandro Pellicor. L'avrei tenuto in considerazione per il Cosenza io per gennaio, onestamente, perché è un attaccante che ha sempre giocato ad alti livelli anche in Inghilterra, insomma, quindi i gol li ha sempre fatti. Vediamo il prossimo turno della Lega Pro, Enzo Leonetti, grazie. Un grazie a Michele Cava alla Camera, prima che mi dimentichi, e poi un grazie a Giuseppe Costanzo in regia. Eccolo là, Acragas Catanzaro, l'Acragas ha vinto in trasferta a Catania, solitamente squadra che vince in trasferta perde in casa, si dice così, questo è un abusato adagio del calcio. Casertana Andia potrebbe essere, anche qui potrebbe esserci un segno 2, perché gioca le bollette. Cosenza Francavilla, poi ne parliamo con Caccetta. Juve Stabia Vibonese, partita questa abbastanza dura per la squadra di Costantino. Altra partita durissima, Lecce Regina per la formazione di Zeman, Matera Foggia, questo è il big match della giornata, sì. Matera Foggia, gran bella partita, Melfi Siracusa, Messina Paganese, Monopoli Fondi e infine Taranto Catania.
Vabbò, Lecce Regina abbiamo detto, partita San Meci Clou, Matera Foggia, partiamo da Cosenza Francavilla. Torialisti, torniamo in studio. Ma credo che ci sia poco da dire, bisogna vincere e continuare nella scia di vittorie che ci ha contraddistinto sia contro il Melfi e contro la Vibonese. Mi chiedevano se è in notturna, sì, è in notturna domenica prossima alle 20:30. Salvo cambiamenti, ma non penso al momento che ce ne siano, alle 20:30. C'è un po' di pessimismo qui. Quindi Michele, lascialo stare. Speriamo che il mister riesca a recuperare qualche giocatore e che comunque la squadra possa esprimersi come ha fatto contro la Vibonese soprattutto. E poi insomma mi auguro che al San Marulla ci siano più persone, perché è fondamentale secondo me stare vicini alla squadra, perché poi alla fine, come dire, sono delle frasi fatte, però sì, è veramente che insieme si raggiungono gli obiettivi, perché non credo che il Lecce o il Foggia possano ambire soltanto alla serie B, perché hanno un'ottima squadra. Lo possono fare anche perché ci sono oltre 10.000 persone ogni volta, esatto, allo stadio, quindi è importante vincere contro una squadra. Adesso forse De Angelis gioca, quindi bisogna stare attenti a De Angelis, che insomma, adesso facciamo parlare Caccetti, che abbiamo pochi minuti, 2 minuti a disposizione. Che vogliamo dire, Cristian, di questa partita? Siamo in chiusura. Niente, dobbiamo continuare sulla scia di Melfi e Vibonese e cercare di fare la nostra gara. Sperando di recuperare un po' di condizione sia da parte di Baclet, che ieri ha giocato negli ultimi minuti, beh, sia così, da parte di Filippini, beh, così anche Mungo stesso. L'anno scorso la condizione la fanno solo i minuti, perché se speriamo che l'allenamento settimanale ti aiuti da solo a farti prendere i 90 minuti, ci sbagliamo. Purtroppo il ritmo partita è l'unica cosa che ti dà la benzina per continuare, per andare avanti, quindi è quello. Manca Vittorio, che vogliamo dire? Anche sulle calabresi queste partite... Bisogna vincere, non ci sono santi. Io penso che sia l'occasione buona, intanto poi sarebbero 4 risultati utili consecutivi, che per chi vuole stare lassù è fondamentale mantenere questi tipi di trend. Francavilla non mi sembra un avversario fino a prova contraria, chiaramente ostico. Un'altra squadra che è stata ripescata un mese fa. Sì, il Cosenza può affondare il colpo. Abbiamo qualche notizia che si parla di Bitetto, che forse prenderà il posto di Romaniello a Melfi. Di calcio no. Ah, di calcio no, tu ti occupi solo di giudiziario. Ah, di calcio pure, sì, che te la sei cavata benissimo, no. Ci mancherebbe altro. Pensavo guardando. No, guardando il cellulare ho visto una cosa. E allora siamo ai saluti finali, grazie pure a Marco Chiappetta per aver grazie partecipato. Top sponsor delle Cosenza Calcio, insieme al main sponsor Ecologia Oggi. Allora grazie. Ad Antonia Lizzi grazie per aver accettato l'invito di Cosenza Channel, grazie al collega Vittorio Scarpelli di Gazzetta del Sud, collabora pure con me ogni tanto al Corriere dello Sport e lo ringrazio. E poi abbiamo ancora avuto Cristian Caccetta, grazie al capitano del Cosenza Calcio, in bocca al lupo per il futuro. Grazie. Nuovamente grazie a Marco Chiappetta. È tutto per questo pomeriggio di lunedì 26 settembre 2016. Noi ci rivedremo la prossima settimana, parleremo naturalmente, tratteremo la Lega Pro, oltre al Crotone Calcio, parleremo ampiamente anche della Serie T. Ok, è tutto da parte di Franco Segreto, alla prossima, arrivederci. Un programma in collaborazione con...